Possiamo solo immaginare l'emozione dei giocatori in occasione di esordi come questo. Il campo nel suo massimo splendore, i primi cori dei tifosi, la consapevolezza di recitare sul palcoscenico più ampio del solito. Va in scena il maggiore spettacolo del calcio europeo per club e loro, i giocatori, lo sanno. Sanno che sarà dura, che il margine d'errore è minimo, ma è solo a questa partita che devono pensare ora per mettere la concentrazione giusta per vincere. Un caloroso benvenuto da Fabio Caressa e Luca Marcheggiani. L'attesa è finita, accomodatevi in poltrona, perché il calcio che conta torna finalmente con un nuovo appuntamento. La partita inaugurale del girone offre sempre diversi spunti, Fabio. È anche la prima occasione per mandare un messaggio alle altre squadre del gruppo. Una parte importante la giocherà il nervosismo iniziale, ma la voglia di cominciare bene il torneo sarà un forte incentivo per entrambe le formazioni. Si parte. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Io credo Cavani, Fabio. L'uruguaiano è sicuramente uno degli attaccanti migliori al mondo. I suoi numeri parlano chiaro. Mi aspetto molto da lui in questa partita, anche in fase di finalizzazione. Impossibile non citarlo. Oggi cercherà sicuramente di dare spettacolo. Arriva Cavani. Icardi. Cavani! Un gol pazzesco, pazzesco! E non poteva mancare una cosa del genere. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Nkunku. Schick. Decide di sfruttare la fascia. Nkunku. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Icardi. Ottimo il fraseggio. Cavani! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Icardi. La mette sulla sinistra. Elegante. Cavani. Una buona iniziativa, ma non è bastata. Schick. Marquinhos. Leandro Paredes. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Arriva Cavani. Bernat. La partita si è accesa subito. Non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale. John.
e così siamo evidentemente sull'1-0. C'è il tiro! Hanno trovato il gol! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Che gol! Mica male, davvero mica male! Sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Icardi. Neymar. Allarga il gioco con pallone a sinistra. A sinistra con il passaggio. Marco Verratti. Bobby. È un grande riflesso qui. L'estremo difensore la calcia lunga. Neymar. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. C'è il lancio lungo. Marco Verratti, pallone lungo in verticale. E passa! Icardi! E c'è ancora un gol! Gli avversari possono solo prendere il numero di targa a questo punto. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovani. Per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità di pensiero, veramente fantastico. Si riparte dal 3-0. Il Paris Saint-Germain ha segnato di più ed è quasi tempo di andare a rinfrescarsi un po'. Kehrer riprende il possesso. Lipsia cerca spazio per affondare. Scodella in avanti. Qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Riceve in ottima posizione. Ecco il tiro! Di battere palla dentro di para con grande sicurezza, bella apertura, palla allontanata senza troppi problemi. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Si è vista una sola squadra in campo, ma anche così non si può dire che questi primi 45 minuti siano stati noiosi. Il loro piano partita era perfetto, ma per eseguirlo serve anche l'approccio giusto. I tre gol ne sono la testimonianza. Devono continuare così ed evitare di specchiarsi e rovinare tutto. 3-0 all'intervallo, adesso dovranno più che altro gestire la gara. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Lungo passaggio in avanti. Neymar.
Ottimo dribbling. Cavani! E il portiere compie una splendida parata. Provano a ripartire da dietro. Leandro Paredes. Arriva Cavani. La gioca a sinistra. Berna. Pablo Sarabia. Berna di forza. Cavani. Ma dentro c'è gol. Siamo spettatori di una gran goleada. Non sembrano saziarsi. Pazzesco! Il tiro aveva un effetto pazzesco! Semplicemente fantastico! Certo, con i palloni di oggi fare dei tiri carichi più stretti è più facile, ma secondo me l'ha cercata e l'ha messa proprio dove voleva. Grandissima esecuzione! Sono due i gol per lui in questo torneo. Partita saldamente nelle loro mani. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Prova il cambio di gioco. Spostano il baricentro sull'altra fascia. Icardi. Icardi. Mostrano un buon controllo del gioco. Neymar non ha trovato il tempo giusto per il suggerimento. Vedo una difesa cauta che lascia anche qualche metro. Ma perché questa marcatura leggera secondo te? Per non attaccare troppo la palla ed evitare di farsi superare in velocità con tocchi filtranti, direi. Ha la possibilità di andare verso la porta. Grande Icardi! Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Trattamento speciale per alcuni giocatori. Vedo marcatura 1. Qui gioca gente che può colpirti quando meno te l'aspetti. Non si possono concedere inserimenti dietro la linea difensiva. C'è la palla lunga in avanti. Può cercare il taglio in mezzo. Arriva incornata. Il colpo di testa non va a segno. Era proprio lì, davanti alla porta. Ha buttato via l'occasione. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. La butta dentro. Se la cava la difesa, allontana la palla. Icardi, palla filtrante per Cavani. Calcio di punizione per il Paris Saint Germain. Il portiere è sicuro. Lungo in verticale. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Non riesce a mantenere il possesso.
subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Si fa largo con grande determinazione. La gioca in profondità. Allontana il pallone. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Fabio Sarabia prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Finisce così. Non c'è più tempo. Un'ottima prestazione. Sono partiti forte, dimostrando grande personalità. Adesso devono continuare in questa maniera. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Non c'è modo migliore di inaugurare una competizione come questa. Ora non solo potranno avvalersi dell'entusiasmo